La storia di Trieste, del porto di Trieste, e quello emporiale teresiano, è cosa nota. Meno nota forse è la storia del porto nuovo, quello che oggi chiamiamo vecchio e quello che entrò per subentrare a delle carenze del primo. Accadde che l'area, quella del porto teresiano, venne congestionata, la zona del canale di Ponte Rosso, Molo San Carlo, il Mandracchio, la Sacchetta, avevano troppe navi, i fondali erano troppo pochi, profondi per queste navi commerciali moderne per il pericolo e soprattutto erano in balia dei venti. Ecco che si iniziò a pensare di costruire un altro porto commerciale. Gli avvenimenti storici più importanti, quelli che spinsero alla costruzione del nuovo porto, furono: il 1857 venne terminata la costruzione della stazione, la Südbahn Vienna-Trieste, quindi la stazione meridionale dell'impero asburgico; 1869 venne aperto il canale di Suez, non dimentichiamoci che in questo fu coinvolto in prima persona il barone Pasquale Revoltella; e poi le politiche liberali di un giovanissimo Francesco Giuseppe. E venne indetto un bando di gara, a vincere fu la società per azioni Südbahn, la stessa che aveva costruito la ferrovia. La firma del progetto fu dell'ingegnere Talabot, poi affiancato da Pascal, entrambi francesi. Il progetto prevedeva la realizzazione entro il 1873, in realtà i lavori si procrastinarono per ragioni, per tutta una serie di imprevisti che vennero ad accadere. In generale erano 5 moli che dovevano essere costruiti, 4 paralleli e un obliquo, sui quali posizionare tutti i magazzini e tutti gli hangar. In realtà, quando nel 1891 questo porto vecchio era in funzione, era dotato anche di questa centrale idrodinamica. Che funzione aveva? La costruzione di questo edificio comincia prima ancora di tanti altri magazzini del Porto Vecchio nel 1890. Nel 1891 vengono commissionate queste macchine, queste motopompe, alla Karolinenthal di Praga, alla fabbrica Breitfeld-Danek, che fa il montaggio in loco di questa struttura monumentale, che attualmente è unica al mondo, perché all'epoca della costruzione del porto c'erano altri porti che volevano dotarsi di questi impianti, e gli altri porti come Amburgo, come Brema, non hanno più questo impianto nella sua totalità. Questo impianto è formato da 4 motopompe e soprattutto la numero 4, che è stata salvata e ancora diciamo, conserva il suo meccanismo a vapore. Le altre 3 sono state elettrificate insieme alla macchina numero 5, che era una macchina aggiuntiva durante le ore notturne per, diciamo, quello che era l'energia residuale. Con questo impianto si alimentavano tutte le gru del Porto Vecchio e anche i montacarichi dei magazzini. Allegata a questa sala macchina avevamo la sala caldaie, dove abbiamo ancora 3 esemplari di tipo Lancashire, e sono caldaie che hanno un diametro di 2,5 metri e una lunghezza di 10, e attraverso la fornitura di carbone produceva questo vapore che andava a mettere, diciamo, in pressione questo flusso d'acqua che poi doveva alimentare tutto, diciamo, la movimentazione merci. Quindi prima venne costruita la centrale idrodinamica da cui partiva tutta l'energia del Porto Vecchio, e poi piano piano tutti gli edifici che vengono elencati in questa guida storica del Porto Vecchio di Trieste, Luglio Editore. Ecco, ma a voler raccontare com'era l'architettura del Porto Vecchio? Allora, l'architettura del nostro porto è un'architettura inedita, anche particolare, unica al mondo, perché non esiste, diciamo, un'architettura portuale come la nostra e negli altri porti mondiali. Siamo in un periodo storico in cui tutte le città porto si dotano di un impianto portuale. Nel nostro porto vengono costruite prima le opere foranee,
c'è la diga, le banchine e poi si inizia anche la costruzione dei singoli magazzini. La costruzione dura per parecchi anni anche perché c'è una metodologia di intervento dalle fondazioni alla fabbrica vera e propria del magazzino. Questi magazzini hanno come caratteristica non solo le dimensioni, di cui noi abbiamo l'esempio del magazzino 26 che è il più grande, 244 metri per 35, hanno una grossa volumetria e hanno come particolarità le colonnine di ghisa. Il nostro porto è come i porti del nord Europa, costruito come un brano di città destinato alla circolazione delle merci, quindi differentemente dagli altri porti italiani è una planimetria, una disposizione delle fabbriche come se fosse una nuova città, e questo doveva essere l'area nuova di espansione. Sono magazzini che hanno più di un secolo e mezzo e sono ancora stabilmente in piedi, ecco. Quando quello che chiamiamo Porto Vecchio entrò in funzione fu un vero e proprio polo intermodale, ma quale fu il ruolo della ferrovia? Beh, il ruolo della ferrovia in Porto Vecchio è stato fondamentale, viste le vie di comunicazione che c'erano alle fine dell'Ottocento, il fatto di poter avere una ferrovia che collegasse il porto di Trieste col centro d'Europa, quindi con Vienna, è stato praticamente il ruolo più importante che si possa immaginare. Il Porto Vecchio era collegato sia alla ferrovia meridionale, che è la ferrovia attuale, quella che parte dalla stazione centrale, e sia attraverso la linea delle rive era collegato con la stazione di Campo Marzio. Una nota che forse non tutti sanno, che la linea della Varosandra, quindi quella che parte da Erpelle, che scendeva giù lungo la Varosandra, poi attraversava Campanelle, San Giacomo e arrivava a Campo Marzio, attraversava tutte le rive e si attestava alla fine al terrapieno di Barcola presso il Rio Bovedo. Quindi la parte finale di questa ferrovia che iniziava a Erpelle era Barcola. L'estensione di binari ha raggiunto il suo culmine, il punto massimo, più di 40 km di binari. Dobbiamo tenere presente che attraverso le linee e alle piattaforme girevoli che permettevano di girare i vagoni era possibile raggiungere ogni ormeggio delle navi. In più c'erano tutti i binari per la sosta, per riempimento sotto gli hangar che vediamo anche qui e dopo che andavano ovviamente a collegarsi con la ferrovia meridionale e con la ferrovia transalpina. Era un porto che lavorava 24 ore su 24, consideriamo ovviamente i tempi in cui questo avveniva, quindi l'illuminazione scarsa e i mezzi che prevalentemente, fino a quando non è stata inaugurata la centrale idrodinamica, erano o manuali, quindi umani, oppure animali. Qual è il progetto che Ferstoria ha in mente come riutilizzo di questa ferrovia? Il progetto è quello di utilizzare l'itinerario principale del Porto Vecchio, che è lungo circa 3 km, per uso turistico e storico, in modo da poter sviluppare visite al porto, ricostruzione della parte storica e di interesse turistico di questa grossa zona della città che è sconosciuta ai più e che rappresenta un unicum per questa città in rapporto alla sua storia e all'industria del mare e della ferrovia. Tutto questo con un supporto, un'attività di guide turistiche che illustrino tutto quello che c'è lungo questo percorso, che è estremamente interessante e poco conosciuto dai più, compresi i cittadini di Trieste. Tutti i magazzini del Porto Vecchio hanno sicuramente una storia da raccontare. C'è un magazzino, il magazzino 18, di recente rievocato, ricordato dal film Rosso Istria, che ha una sua storia. Qual è la sua storia? È la storia di un luogo che non è un semplice magazzino, ma è il luogo in cui si sono raccolte le masserizie degli esuli istriani, fiumani e dalmati, che hanno lasciato le loro terre. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale sono stati obbligati a lasciare le loro terre. In quel magazzino ci sono le masserizie che sono rimaste. La gran parte delle masserizie negli anni depositate nei tanti magazzini d'Italia, perché la nostra gente arrivava, veniva messa smistata in tantissime località italiane, gestita dalle prefetture, e la roba che veniva portata era messa in magazzini. Poi alla fine degli anni 40
oltre alle cose che già stavano a Trieste, vennero raccolte a Trieste e le altre massalizie sparse nei diversi magazzini di tutta Italia, quelle non ancora ritirate. La gran parte delle massalizie fu ritirata, ma una quota rimase e resta tuttora al magazzino 18. Sono le cose che rappresentano la nostra gente, in sostanza. Non c'è più la gente. Non ci sono più le case, qualche volta ci sono ancora, ma ci sta altra gente. Non ci sono più i paesi, non ci sono più le città, perché sì, ci sono ancora, ma non sono più con la nostra gente. Ecco, di tutto questo è rimasta solo la roba. Quella roba ha un senso che va, è quasi verghiana, dà il senso dell'esistenza di una persona. Per noi dà un senso ancora più forte, perché è il simbolo di una gente che non ha più casa e terra. C'è stato ad un certo punto un momento di svolta legato al Porto Franco. Qual è stato questo momento? Diciamo nel 1891 l'Austria decide che il Porto Franco sarebbe stato limitato all'area proprio del Porto Nuovo. Quindi vengono erette le mura, c'è la porta d'accesso doganale e di fatto da quel momento il Porto Nuovo diventa una città a sé stante, dove non c'è libertà d'accesso per i cittadini, ma solo per quelli che hanno da fare qualcosa all'interno del porto. Ecco che questa abolizione del Porto Franco a tutta la città viene colta come pretesto dal Circolo Garibaldi, circolo di ispirazione redentista, che iniziò quella tradizionale strategia dei triestini che si opponevano al governo asburgico, dicendo: ecco, l'Austria ci porta via il Porto Franco, l'Austria ci porta via tutto, che dopo sarebbe stato ribaltato quando viene l'Italia dall'altra parte e diventa un po' una delle costanti degli abitanti di questa città. Abitanti di questa città che quando venne costruito il Porto Nuovo si lamentarono piuttosto accesamente, perché ritenevano che il porto si sarebbe tramutato in porto di transito e non in quell'emporio che ormai da più di un secolo stava caratterizzando Trieste. E quando è che comincia questo Porto Nuovo a diventare Porto Vecchio? Quasi subito, però la travolgente crescita che c'è all'inizio del Novecento, anche perché la politica internazionale stava guardando a quei Balcani che diventeranno il fulcro dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, quindi tutta la politica, l'economia, anche dal punto di vista militare e strategico, stava guardando ai Balcani, per cui i traffici del porto di Trieste crescono in maniera esponenziale, per cui praticamente quasi da subito all'inizio del Novecento devono costruire nuove banchine, nuovi spazi, andare a creare il porto nuovo dalle parti del vallone di Muggia, della zona di Sant'Andrea, e quindi un ampliamento progressivo, velocissimo, una città in grandissima crescita. Ma poi la Prima Guerra Mondiale chiaramente bloccherà tutto questo sviluppo, soprattutto perché gli eredi dell'impero asburgico sono nuovi stati nazionali che sono poverissimi, quindi non possono essere quel mercato di cui si giovava a Trieste con il suo porto nel periodo precedente della Prima Guerra Mondiale. Ad oggi la legge consegna al comune di Trieste tutta l'area del Porto Vecchio ed assegna al commissario di governo la possibilità di spostare il punto franco. Insomma, per Trieste si apre la possibilità di diventare e di fare ciò che hanno fatto Buenos Aires, Anversa o Rotterdam, o forse no. Ma questa è un'altra storia. Grazie per l'ascolto, alla prossima.